tu, come dico. Voi. Voi. Mi stanno ridendo, diciamo voi. Voi professore, voi napoletani. Oppure per capire. Hai citato alla fine hai delineato nella ricerca della definizione di una politica per l'Africa la necessità di realizzare un luogo dei punti tra Unione, Organizzazione delle Nazioni Unite, Unione Europea, Cina, Stati Uniti. Sei stato presidente dell'Unione Europea per 5 anni. Ora, a mio parere, chi ha veramente perso il treno, al di là del discorso del miliardo di nemici che ti faceva, che ti ha scambiato per un americano, chi veramente ha perso il treno è l'Europa, perché l'Europa ha l'Africa come naturale entroterra rispetto al continente americano, al continente asiatico. L'Europa è piccola, è esaurito le sue capacità di sviluppo, e l'Africa sarebbe stata e probabilmente, mi auguro, sarà la zona di sviluppo davvero importante per evitare la saturazione in fondo delle richieste e del mercato, al di là del fatto umanitario. Ora, quando sei stato presidente, tu questo discorso certamente l'hai sfiorato, non è che quelle idee che dici adesso ti sono venute adesso, le avevi anche prima. Ora, questa rigidità che prima hai detto di ex coloniali, per cui vi è un atteggiamento francese, un atteggiamento inglese, che certamente è egoistico, di scarsa visione politica, che ostacola una politica vera dell'Unione Europea, che potrebbe invece unita rappresentare una delle forze di sviluppo e probabilmente la migliore, perché anche di precedenti, di rapporti, di conoscenza e anche di sforzo culturale. Come giudicavi in 5 anni questa scarsa visione politica dell'Europa anche nei confronti dell'Africa, oltre a nei confronti della realizzazione politica dell'Unione Europea? No, l'Unione Europea, quando dico nel 2002, quando lo ricordo a memoria, abbiamo portato 250, per fare l'esempio, milioni di euro con una forte tensione con alcuni dei nostri paesi per cominciare il peacekeeping da parte dell'Unione Africana. Per le scarse risorse abbiamo già allora indirizzate in una direzione continentale, però capisci? 250 milioni in 5 anni sono 50 milioni, erano quelle che avevamo, sono 50 milioni di euro all'anno, che però hanno permesso di costruire l'organizzazione elementare, no? Nel peacekeeping africano niente di più. Ma chiaramente bisogna aggiungere a questo sforzo lo sforzo degli altri paesi. Ma ripeto, se mettiamo in concorrenza per chi è più furbo, chi è più influente in un paese, cosa che è l'esito più facile, tanto per essere onesto, è la cosa più probabile. Ma se noi ci vediamo in concorrenza, poi non facciamo nessun passo davanti, ecco, cioè questo è il momento in cui secondo me gli interessi sono tali per cui sia la Cina che gli Stati Uniti che l'Europa hanno interesse a non fare troppo i furbi nei confronti dell'Africa. Ecco, ci vuole però un'iniziativa politica forte in materia. In questo momento, se tu mi chiedi se c'è, ti dico di no. Ti dico di no, perché devo risponderti il più possibile onestamente, insomma. Ma non vedo proprio l'alternativa, e dal punto di vista delle risorse, se comincia un processo di crescita, si possono, anche con risorse non enormi, si può innescare un processo virtuoso. Fare un'osservazione, una considerazione. Io personalmente penso che è difficile avere una politica quando non si è autosufficiente. È quasi impossibile. E perché dico così? Dico così perché io personalmente sento un volere bene all'Africa, un volere aiutare l'Africa mondiale, che io apprezzo tanto, però che trovo che non ci aiuta molto l'Africa. In che senso?
nel senso che non ci aiuta a camminare da soli. Ci sono gli aiuti, c'è l'assistenza, però non ci aiuta a camminare proprio da soli senza avere bisogno di questo. Per esempio, si parla dell'Unione Africana, tutti applaudiscono una buona iniziativa, però la realtà è che l'Unione Africana, per esempio, non riesce a camminare da soli perché non riesce a finanziarsi. Allora, anche se, a parte che l'Unione Africana in sé non è neanche una realtà africana, noi non la sentiamo in quanto africana, cioè la vediamo in televisione, l'Unione finisce qua. E poi un'altra cosa che trovo che bisognerebbe piuttosto prendere in considerazione sarebbe l'economia africana, che dovrebbe essere la soluzione di tutto quello che succede. In che senso? Penso che la maggior parte dei disastri che succedono in Africa, sia le guerre, conflitti etnici, nascono tutti da un problema economico. Cioè, spesso gente che critica l'Africa dicendo: ma come è possibile che persone che fanno parte della stessa nazione, io vengo dal Burundi, un paese dove Hutu e Tutsi sono avanzati per anni, la gente si chiede: ma come mai un solo popolo che parla la stessa lingua, una stessa nazione, riescono ad ammazzarsi a vicenda? Sarebbe stupido che uno si sveglia la mattina e vai a ammazzare il compagno suo. Dietro c'è una spiegazione molto economica, e quando vedo gli interventi che fa l'Occidente, l'Europa, la Cina, non sono interventi che aiutano l'Africa a camminare da soli, nel senso, perché si sa che in Africa c'è la materia prima, si sa che l'Africa è ricca di materia prima, però pochi sono interventi che sento che aiutano i paesi africani a trasformare la materia prima. Cioè, ci sono i movimenti del prendere materie prime dall'Africa, portandole fuori, trasformandole fuori, poi noi africani dobbiamo comprare cose trasformate in altri paesi. Però, partendo da questo, secondo me questo dovrebbe cambiare tutto, dovrebbe risolvere anche i problemi dei conflitti, problemi di povertà, di fame, potrebbe aiutare in tantissime cose. E la domanda mia, sulla Cina pure ci volevo aggiungere qualcosa, la Cina in sé, infatti c'è una presenza molto enorme in Africa, però una presenza che sembra addirittura essere preferita da quello occidentale, nel senso che i cinesi in Africa fanno soltanto gli affari, raramente si mischiano nella politica, nel senso, però neanche loro non ci aiutano in questo senso, nel senso che quello che ha detto lei, vengono con tutta la produzione, vengono loro stessi, non usano neanche la manodopera africana, questo è molto vero. La domanda mia è quella, ultimamente sento anche parlare di questo clima di crisi mondiale, c'è chi dice che il futuro potrebbe essere l'Africa. Lei pure lo pensa così? No, se non ci sono, se l'Africa non fa un salto in avanti, il futuro non può essere l'Africa. No? L'Africa ha tutte le potenzialità per essere il nuovo luogo dello sviluppo, onestamente. Rapporti, popolazione, risorse, tutto. Ma nella frammentazione e nella difficoltà politica di oggi, o noi facciamo qualcosa, o non può essere. Cioè, lei pensi, faccio un esempio pratico, concreto. È probabile che Sudan del Sud e Sudan del Nord si dividano. Dopodiché il problema dell'acqua del Nilo, che già oggi è un problema drammatico, io voglio capire che cosa succede dopo. Bisogna discutere tutte le quote d'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, evidentemente, qui abbiamo, secondo me, e ho fatto solo un esempio, abbiamo una serie di potenziali conflitti per problemi economici, come giustamente ha detto lei, di una dimensione enorme, che o noi interveniamo con un piano di assoluta riconversione dell'irrigazione, no? Perché il Nilo arriva secco alla foce, no? Tanto per essere chiaro, cioè dovuto tutto, e adesso quindi non basterà. O noi interveniamo, e qui ci vuole veramente un discorso collettivo, con il passaggio dalle irrigazioni a canale, l'irrigazione a pioggia o a gocce, eccetera, e allora evitiamo la guerra, se no succederà l'ira di Dio, lo vedo già in fotografia il problema, perché stiamo costruendo il disastro con le azioni di oggi, il disastro di domani, quindi alla sua domanda io rispondo, o si fa una politica di questo tipo,
oppure l'Africa non può essere il punto di sviluppo di domani, perché sarà invece un punto di conflitto. L'Africa ha bisogno di pace, se no